Ben ritrovati di nuovo su Review You. Oggi non posso che presentarvi questo spazzolino della Philips Sonicare modello 4500. Uno spazzolino sonico che vi cambierà la vita nel caso voi utilizzaste ancora lo spazzolino manuale o lo spazzolino elettrico ruotante fisicamente con la testina che ruota. Allora, vi volevo innanzitutto dire due cose, ovvero che vi permette di lavare i vostri denti in due modalità, la modalità clean e la modalità white, che come viene detto dall'azienda, dalla Philips, riesce nel giro di qualche settimana a sbiancare i vostri denti. Questo non ve lo so garantire perché non ci ho provato, però in queste settimane sono andato a provare la modalità clean e devo dire che rispetto allo spazzolino manuale effettivamente pulisce in modo migliore se usato anche correttamente, però è veramente smart. Prezzo di 60 euro, quindi ve lo consiglio, l'ho pagato in promozione su Amazon, link in descrizione, spero che lo troviate anche voi in promozione perché sennò costerebbe sui 100 euro. Andiamo a vederlo subito insieme. Allora, aspettare. Foglietto illustrativo, qua c'è anche un buono del 25%, garanzia. Abbiamo una testina con il coperchietto di plastica igienico, quindi potete smontarlo e portarlo con voi. Devo dire che le testine costano abbastanza, ecco, però si trovano anche sostitutive. La peculiarità di queste testine è che, come vedete, hanno diciamo una modalità, una tecnologia che vi avvisa quando la testina è da sostituire rispetto a quelle magari che si trovano alternative. Quindi il prezzo è anche giustificato in questo senso. Questa è la base di ricarica magnetica, gommine antiscivolo, anche magnetica conduzione, scusatemi. E questo qua è lo spazzolino, che si trova sia bianco che nero. Io l'ho preso bianco perché secondo me si sporca di meno. Qua sotto, come vedete, potete andarlo a appoggiare e si ricaricherà. La testina semplicemente si va a infilare qua sopra ed ecco fatto. Allora, parliamo di qualche dato tecnico. Abbiamo 2 settimane di durata della batteria. E poi abbiamo 31.000 giri, movimenti, scusate, 31.000 movimenti al minuto, che vi permetteranno quindi una pulizia approfondita. E devo dire che, come vi dicevo anche inizialmente, rispetto a uno spazzolino manuale sentirete proprio la differenza. Va bene sia per chi porta l'apparecchio o comunque chi ha problemi alle gengive, basta usarlo con cautela e non fare molta pressione. Ma la cosa che è molto interessante a riguardo è il fatto che se voi andate a esercitare una pressione, diciamo, maggiore, quindi una pressione che potrebbe causarvi quindi dei dolori alle gengive in seguito, lo spazzolino vi avverte emettendo una vibrazione particolare, quindi è intelligente in questo senso, vi avverte di esercitare meno pressione. La cosa interessante, come potete vedere, è che qua in basso ci sono due LED. Adesso qua il LED che lampeggia di verde indica che la batteria ha una carica media. Quando lampeggerà di giallo vorrà dire che la batteria è esaurita. Mentre quello che vi volevo dire è appunto questa cosa, ovvero che il LED, che adesso non si illumina, una volta che si illuminerà di giallo, vi indica che la vostra testina è da cambiare, quindi di cambiare la testina, perché sennò appunto sarà inutile lavare i denti, perché con una testina consumata l'effetto non è lo stesso. Quindi per questo vi dicevo che è una tecnologia diversa la testina, perché riesce a memorizzare i cicli di pulizia, quindi a dirvi quando cambiare o meno lo spazzolino, la testina, scusatemi. Come vedete, qua c'è il tasto di accensione, lo schiaccio una volta. Adesso, vabbè, c'è sopra il coperchio, lo vado a rimuovere.
Schiaccio una volta, adesso sono ho impostato su white e farà un rumore, una vibrazione particolare, come vedete. Spengo, metto su clean per esempio con il tasto in basso, come vedete appunto potete impostarlo su clean o su white, semplicemente schiacciando questo bottone. Imposto su clean, bene, schiaccio ancora il tasto di accensione e come vedete la vibrazione è diversa. Dura 2 minuti ed è pensata appunto per andare a lavare i vostri denti 30 secondi ogni parte, ovvero adesso mi spiego meglio. Qua, come viene anche indicato sul retro della confezione, sarebbe da dividere la vostra bocca in 4 parti, la parte frontale, la parte interna, sia sotto che sopra, quindi come vedete 1 la parte davanti sopra, 2 la parte interna sopra della vostra bocca, 3 la parte interna sottostante alla bocca e 4 quella davanti. Una volta che avete diviso, lavate prima per esempio la parte 1 per 30 secondi e al termine dei 30 secondi lo spazzolino metterà una vibrazione singola che vi farà capire che dovete cambiare. Quindi quando passano 30 secondi e lo spazzolino mette questa vibrazione, passate alla seconda parte e poi alla terza e poi alla quarta, quindi per un totale di 2 minuti e lo spazzolino si spegnerà. Ovviamente questo è quello che viene consigliato, poi ovviamente voi fate quello che volete, nel senso se volete lavare di più una parte o meno potete fare anche quello che più vi pare. Comunque questo è quello che viene consigliato. Per il white funziona più o meno così, cambia qualcosina, ma c'è scritto tutto nel libretto delle istruzioni eventualmente. E quindi niente, si va ad utilizzare, non si devono fare movimenti come lo spazzolino manuale o in questo modo, basta semplicemente appoggiare e muoverlo delicatamente. Come vedete anche la testina è fatta apposta per andare a lavare le gengive o le parti interne dei vostri denti, e devo dire che una volta che lo utilizzerete vi cambierà veramente il modo di la vostra pulizia e anche vedrete i risultati in breve tempo. Penso di aver detto tutto, 2 settimane la batteria, ma l'ho già detto, questo appunto è un investimento, 60 euro in promozione, ma che vi dura veramente a lungo se ci tenete ovviamente cura, e vi dà comunque la possibilità anche di portarvelo in viaggio comodamente andando a estrarre, come vedete, la testina e tenendo poi ovviamente il resto del corpo dello spazzolino a parte. Se avete domande non esitate a porvele, link in descrizione del prodotto su Amazon, speriamo che lo troviate anche voi scontato, fatemelo sapere eventualmente.